Gennaro Valloni siamo amici da vecchia data. Ci è venuta la voglia di rincontrarci e di fare questo nuovo progetto. Entusiasmante, come tutte quelle cose belle che sono quelle quando si lavora con un amico. Diventa tutto facile, bello e pieno di energia. Io lavoro da anni sulla materia, quindi chimia abbraccia abbastanza bene questo progetto che sta per nascere. In questo caso abbiamo voluto dare forma al bianco e nero, cercando di farlo diventare più comprensibile attraverso una piastrella, che è il 3030. Si parla sempre di tradizione, però senza nostalgia. Adesso l'abbiamo riproposta. Finalmente un po' il minimalismo ha iniziato a dare spazio di nuovo a questa espressione che è la decorazione. Parallelamente abbiamo fatto anche una collezione di vasi in cristallo e cotisso nero realizzati a Murano. Sono soffiati uno a uno, sono dei pezzi unici. Chimia è un nuovo progetto che nasce. Chimia è la prima collezione, quindi abbiamo lavorato insieme a Gennaro attorno al bianco e nero, un affaccio in un mondo completamente diverso, nuovo, quindi è il primo passo verso un mondo che continuerà ad avere però una sola regia, al di là di tutta la parte legata al design di Mutina, che ha diverse mani che l'affrontano, sono diverse collaborazioni. Qui il lavoro sarà solo con lui, con il laboratorio Vallone, un approccio al prodotto completamente diverso che continuerà in questo nuovo brand all'interno di Mutina che si chiama Chimia. Per cui sicuramente lavoreremo molto 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 sulla materia per ritrovare un po' quelle specifiche che ha il mondo ceramico che spesso, come vedrai, non vengono così tanto esaltate. Quello che ci lega è un percorso che abbiamo fatto ognuno in modo diverso, ma che ha avuto a che fare con l'arte, col design, con la materia, con l'artigianato. Abbiamo cercato di mettere tutto insieme, il prodotto che è venuto fuori è stato questo.